Ragazzi, buonasera, sono Davide Conca e benvenuti sul mio canale YouTube. Precedentemente ho fatto un video come ho installato i due moduli alzavetro sul Dacia Duster. Quindi chiudendo la macchina, anche se abbiamo i quattro finestrini aperti, grazie a questi due moduli si alzano in automatico e noi siamo sicuri che non abbiamo lasciato nessun finestrino aperto. I moduli in questione sono dei moduli della Patrol Line, che sarebbero questi qua. Modello HPS44A. Ripeto, come detto già nel video precedente, abbiamo testato vari tipi di moduli, anche fra i più blasonati, ma quello che diciamo si adatta meglio alle nostre esigenze è appunto questo modulo. Non abbiamo bisogno di montare nessun impianto d'antifurto, quindi basta montare solo questi due moduli alzavetro. Non c'è bisogno di aprire nessun pannello della portiera, quindi abbiamo cercato sia io che Salvatore Vinci, appunto il progetto è stato portato avanti in collaborazione con il mitico e fra cui mio fraterno amico Salvatore Vinci e abbiamo cercato di renderlo più facile di rendere quanto più facile l'installazione. Questo qua è il primo tutorial appunto su come preparare i moduli per l'installazione. Ripeto, questo tutorial riguarda il Dacia Duster, quindi sono delle procedure inerenti all'installazione sul Dacia Duster. Questo modulo si può montare su qualsiasi modello di autovettura, ma in questo caso noi faremo appunto i cablaggi, predisporremo tutto per il Dacia Duster, in particolare in questo caso per il Mai 2015. È facile che cambia la colorazione sulle altre versioni di Dacia Duster, ma in qualsiasi caso le posizioni dei pin è uguale per tutti quanti. Andiamo, abbassiamo un attimino l'immagine. Perfetto. E allora ci riportiamo qua. Questi qua sono i due moduli in questione. Noi ci siamo provvisti di provare di fare questa dima dove verranno installati tutti e due i moduli, ora farò vedere come, e appunto uno da un lato e uno dall'altro lato. I moduli comunque noi li possiamo montare anche separati e si possono mettere in qualsiasi parte dell'autovettura. In questo caso io vado a illustrare come l'ho installato nella mia autovettura. E allora, innanzitutto possiamo tranquillamente andare ed eliminare queste due alette qui, questo supporto per viti che a noi nel nostro caso non interessano. Possiamo usare una normale tronchesina o comunque, vedo che qua schizzano cose da dovunque, oppure con un seghetto, con un coltello, possiamo andarle a rimuovere ambedue perché ci darebbero solo fastidio. Quindi provvediamo ad eliminarle in questa maniera. Sicuramente sarà un video un po' lunghetto. E poi passiamo, perché dobbiamo predisporre anche del mettere del biadesivo per poterlo appiccicare a questo supporto. Mettiamo un primer. Per facilitare l'adesione, basta metterlo in questa maniera. Usiamo del semplice biadesivo. Quindi ne metteremo una striscetta qui. Successivamente anche nell'altro. Perfetto.
Perfetto. Arrivato a questo punto, noi dobbiamo andare a realizzare questa staffetta qui. Questa staffetta, allora il metro lo prendiamo qua. Questa staffetta sarà logicamente di 5 centimetri e mezzo o 6. Non so se nel video si riesce a vedere bene, per 9 centimetri. Dai 9 ai 10 centimetri con un foro da 8 mm. Quindi anche qui andiamo a mettere un po' di primer da ambedue le parti. Prendiamo un altro po'. Perfetto. Andiamo ad attaccare le nostre due centraline. E allora la prima è montata. La seconda è montata pure. Schiacciamo bene e andiamo a mettere due fascette. Queste due fascette. E allora, queste due fascette serviranno appunto per tenere ben salde, pur essendoci biadesivo, ma serviranno per tenere ben salde queste due centraline. Quindi oggi domani dovesse cedere per qualche motivo il nostro biadesivo, non c'è nessun problema, c'è la fascetta che tiene. Quindi allora, come voi potete vedere, noi abbiamo predisposto un foro per evitare, e allora questo foro, come evitare appunto così non slitta la fascetta, e davanti la stessa cosa abbiamo predisposto tipo una scanalatura dove ci va all'interno questa fascetta per evitare appunto che slitti con il calore o con altro. Quindi premuriamoci a mettere bene la nostra fascetta che entri bene all'interno delle predisposizioni. Perfetto. Tiriamo bene la fascetta. I nostri moduli sono completi in questa maniera. Sono passati all'interno di questi due buchi, una e due. Arrivato a questo punto, se noi vogliamo, per facilità di, diciamo, di preparazione, li possiamo andare ad identificare i due moduli, anche se non ha nessuna importanza, come modulo A. Quindi modulo anteriore e quello dietro modulo P posteriore in questa maniera. Però logicamente posteriore ed anteriore, ma soltanto per una nostra facilità al momento di effettuare il cablaggio. Diciamo che poi i moduli una volta montati non saranno visibili. Perché questi qua, noi guardando al di sotto della macchina, quindi sotto la macchina andremo a levare quella plastica che c'è di protezione tra i pedali
e il sotto del cruscotto, e verrà, del cruscotto, e verrà avvitata questa staffa su uno dei due bulloni che tiene la canna dello sterzo. Logicamente conviene quello più vicino verso il cablaggio dei fili, appunto per usare meno fili e comunque per avere subito a portata di mano il tutto. Usciamo i due cablaggi. Usciamo i due cablaggi e provvediamo a levare le due fascette che li tengono chiusi. Sciogliamo e li incominciamo a mettere, a inserire una. Perfetto, arrivato a questo punto, scusate un attimino, sgombero un attimino il tavolo. Arrivato a questo punto, noi possiamo incominciare. Quindi, questo qua abbiamo detto che è modulo anteriore. Andiamo a prendere uno schema. Andando a prendere uno schema che è in dotazione con i nostri moduli, useremo installazione tipo AL2, quindi avremo bisogno di tutti i fili. Andiamo a snellire un attimino l'impianto. Io ripeto, sto spiegando come ho fatto io nelle mie installazioni. Voi farete quello che logicamente, come voi poi potrete ritenere più opportuno, perché si possono fare delle migliori, sempre delle migliorie. E allora andiamoci a prendere un po' di nastro isolante, che in questo momento non sto trovando. E allora, nastro isolante, ecco qui. E andremo a fermare i due fili. In questa maniera. Snellendo il nostro impianto, possiamo incominciare ad andare a selezionare i quattro fili che sono il giallo, il bianco, il blu e il rosa. Quindi giallo, blu, il bianco e il rosa. Ed è questo qua è un canale e questo qua servirà per una portiera. Di conseguenza avremo i fili giallo-nero, blu nero, giallo nero, blu nero, bianco nero e rosa nero. Questi qua sono gli altri fili dell'altro canale. Una e due. Questo qua parliamo dell'anteriore. Poi abbiamo il filo rosso nero che è l'alimentazione e altri tre fili che dopo vi spiegherò a cosa servono. Stessa cosa facciamo nel modulo B. Nel modulo B prenderemo il rosa, il giallo, il blu e il bianco, che è un canale. Questo qua già lo possiamo andare ad etichettare. Quindi prendiamo della carta adesiva. Io vi consiglio di andarlo ad etichettare direttamente alla fine. Quindi prenderemo questi fili così, metteremo della carta adesiva, mettiamola bene che non ci dia fastidio, e questo qua lo andremo ad etichettare come posteriore sinistro. Quindi sono quelli senza nero, sarebbero il lato
guida. Invece quelli con la segnalazione col nero, quindi rosa, nero, giallo, nero, bianco, nero e blu, nero, li andremo ad etichettare come posteriore destro. Sempre in questa maniera. Quindi P posteriore destro. Col modulo dietro momentaneamente abbiamo finito. Tornando al modulo davanti, quello, ripeto, quello con i fili col bianco nero, blu nero, giallo nero e rosa nero, li andremo a chiudere direttamente con un'altra etichetta chiamandolo anteriore destro, perché sarà quello del passeggero. Quindi metteremo anteriore destro. Poi, allora, a questo punto leviamo un attimino questo scotch che qui mi sta portando fastidio per ora e andremo a snellirci l'impianto. Queste etichette bianche non ci servono e ci tiriamo e tiriamo fuori i fili di alimentazione dei due moduli, quindi il rosa, il rosso nero e l'altro rosso nero. Questi due fili, una cosa che ho fatto io, li ho tagliati dando una sola alimentazione. Quindi di due li facciamo diventare uno. Una. Questa qua è la vera alimentazione, diciamo, quelli che andranno appunto ad alimentare dove andremo a portare un'alimentazione diretta, diciamo dalla batteria, ma noi le andremo a mettere poi o dalla scatola fusibili o da un'alimentazione che mi riesca a sopportare 20 ampere. Qui è fatto. Io ho precedentemente preparato un saldatore a stagno. Quindi mi andrò a saldare i miei bei fili. Il rosso è fatto, facciamo la stessa cosa per il nero. Perfetto.
e andremo a mettere della guaina termorestringente. Io vi consiglio di usare della guaina termorestringente perché io mi fido molto di più. Il nastro isolante poi col tempo si può srotolare, mentre la guaina no. Prendiamo della guaina adeguata, ne prepariamo due pezzettini, una e due, e li possiamo calzare tutte e due. Il negativo lo andremo a collegare a massa, il positivo dovrà essere provvisto di un fusibile perfetto, e questo qua è fatto. Torniamo di nuovo al modulo 1, che sarebbe questo qua anteriore. Se noi andiamo a guardare lo schema, che poi o vi darò io, comunque troverete tranquillamente nelle istruzioni, noi vediamo che il filo viola è l'ingresso positivo per comando chiusura vetri. Quindi questo filo è un ingresso positivo. E allora, io dove ho preso alimentazione? L'alimentazione io non l'ho presa dall'alzavetri, ma sono andato a prenderla appunto da una predisposizione che serve per un antifurto metasystem, per l'attivazione e la disattivazione dell'antifurto stesso, e da un segnale positivo. Lo troverete logicamente nelle mie istruzioni che io ho già ricreato, lo troveremo. Queste qua basta domandarmele, ve le mando immediatamente. Questo filo viola è da collegare al connettore marrone a 12 poli sulla centralina nera sotto al cruscotto lato guida. Quindi nel lato guida, sotto al cruscotto, voi troverete una centralina nera. Questa centralina nera c'è un connettore colore marrone. Il pin numero 1, ora non ricordo il colore, al pin numero 1 dovrete andare a collegare, insieme al filo che è collegato nel pin numero 1, questo filo viola. Quindi lo andremo sempre ad etichettare, perché una volta installati i moduli non avremo modo di andare a distinguere qual è l'1, il 2 o A o B, quindi conviene etichettare la fine del cavo. Quindi questo qua lo etichetteremo attivazione positivo. Ripeto, va messo nel connettore marrone a 12 poli al pin numero 1, e questo è un altro filo. Tornando a leggere le nostre istruzioni, troveremo il filo arancio. Il filo arancio è un'uscita negativa. Quindi parliamo sempre del pin numero della centralina numero 1. Noi abbiamo questo filo arancio che è un'uscita negativa per comandare un secondo HPS44. Quindi questo filo marrone il filo arancio del modulo anteriore lo collegheremo insieme al filo marrone del modulo numero 2 nel modulo posteriore, perché quello il filo marrone è ingresso negativo del comando di chiusura vetri. Quindi l'arancio dell'anteriore lo collegheremo al marrone del posteriore. Tagliamo. Uniamo i due fili. E saldiamo. Non c'è di bisogno in questo. Io li saldo comunque. Per mia natura li saldo sempre i fili.
Perfetto, andiamo a mettere un altro po' di guainetta, in questo caso useremo un pezzo più piccolino, lo metteremo qui, guardate a questo punto possiamo tranquillamente levare il filo arancione del secondo modulo, diventa inutilizzato. Il filo marrone del primo modulo diventa inutilizzato e lo possiamo levare. E il filo viola del secondo modulo lo possiamo levare pure. Quindi abbiamo eliminato il filo marrone del modulo numero 1. Ripeto, poi andate a richiudere tutti quanti i fili con della guaina. Il filo marrone del numero 1 lo abbiamo eliminato, perché in questo caso nel nostro cablaggio del duster non interessa più. Perfetto. Poi il filo viola del modulo numero 2, quindi modulo posteriore, non interessa e lo chiudiamo pure in questa maniera. E il filo arancione del modulo numero 2 lo abbiamo eliminato. È chiuso in questa maniera. Quindi cosa succederà? Noi manderemo tensione per un secondo, già ci pensa la centralina, quando dovete fare niente voi dovrete soltanto collegare il filo viola al morsetto marrone pin numero 1, al morsetto 12 poli della centralina sotto il cruscotto vicino alla leva per aprire il cofano. Lo collegherete al pin numero 1, lui manderà tensione qua, mi chiuderà i vetri davanti, poi tramite il filo arancione mi darà un segnale negativo alla seconda centralina tramite il filo marrone, quindi l'arancione manderà il negativo al marrone e mi farà attivare anche la seconda, dopo mi farà attivare la seconda centralina. Altra cosa da fare, abbiamo identificato come i fili unicolore come anteriore sinistro, il filo bicolore, quindi bianco nero, blu nero, dove c'è il nero, come anteriore sinistro. Da questi fili noi dovremmo levarli tutti e tenerci solo il bianco. Ora vi spiegherò perché. Quindi questo vetro, il filo bianco lo andremo a chiamare anteriore sinistro. Tutti gli altri fili, parlando del modulo numero 1 e comunque del comando della chiusura, il filo blu, giallo e rosa del modulo numero 1 potranno tutti quanti essere tranciati in questa maniera ed eliminati, perché non ci serviranno a niente. Ora vi spiegherò anche il perché. Quindi prendiamo di nuovo della guaina termorestringente, vediamo quale sezione possiamo usare e li chiudiamo. Questo mi sembra piccolo. Sì, allora prendiamo questi, facciamo una, due e tre. Possiamo tranquillamente fare in questa maniera. Una. Parliamo quindi dell'anteriore
sinistro, modulo numero 1, il cablaggio è snellito e pronto per il montaggio. Possiamo, se vogliamo, tranquillamente mettere del nastro isolante qui. Questi qua lasciamoli belli ampi, perché probabilmente i nostri moduli dovremmo prima montare il modulo e poi mettere il filo. Io ho fatto così, poi voi potrete fare come vi garba di più. Perfetto, e qua abbiamo finito. Il nostro cablaggio è pronto. Altra premessa: perché noi abbiamo lasciato per tutti. Allora, alziamo un attimino, scusate la manazza davanti. Allora, perché noi abbiamo lasciato per tutti quanti i finestrini? Quindi parliamo del lato passeggero anteriore, del lato passeggero posteriore e del lato sinistro posteriore. Abbiamo lasciato tutti e quattro i fili, e invece per quello anteriore no. Perché quello anteriore è lato guida, quindi lato sinistro, è quello impulsivo. Quindi vi ricordate, voi date il colpo, lui alza direttamente, se abbassate abbassa direttamente. Il motorino è diverso, il motorino quello funziona diversamente, ha un 12 volt già sempre presente, viene comandato direttamente da due negativi, quindi nel nostro pulsante troveremo due negativi, un negativo chiude, un negativo apre. Infatti io vi ho fatto lasciare solo un filo, questo qua è un negativo, la centralina alla chiusura manderà un negativo qui che noi andremo a collegare con il pulsante. Aprendo la pulsantiera troveremo una pulsantiera a 10 pin, cioè un connettore a 10 pin bianco, dove il filo numero 10 è di colore verde nel mio caso, nel vostro non lo so, comunque questo qua lo dobbiamo collegare al pin numero 10 della morsettiera bianca. Quindi ci sarà un filo da uscire, magari questo qua spiegherò in un altro tutorial come andare a passare questi cavi. Tutti gli altri invece, gli altri 4 cavi per ogni motorino, serviranno soltanto per interrompere le alimentazioni e mandare positivo e negativo direttamente ai motorini. Per quale motivo? Perché i nostri motorini, a differenza di altre vetture, hanno il positivo a riposo, quindi noi a riposo, a macchina spenta, dovremmo trovare due positivi, quindi verrà comandato da impulsi negativi. Arrivato a questo punto, non potendo dare impulsi negativi, vi spiego poi per ricerche tecniche che abbiamo fatto, si deve interrompere, in questo caso si deve interrompere il positivo e il negativo del motorino e collegarlo direttamente. Nel nostro caso noi non abbiamo aperto nessuna portiera, ma abbiamo passato un filo, appunto dicevo, dal pin numero 10 all'interno della pulsantiera, fatto passare aiutandoci smontando l'altoparlante, l'abbiamo passato nella parte interna della macchina, e tutti gli altri collegamenti sono stati fatti in questa maniera, nella parte interna. Quindi ripeto, questo filo bianco va collegato al pin numero 10, nel mio caso è un filo verde, della pulsantiera, perché è l'unico che non esce dalla portiera. Tutti gli altri fili invece, seguendo sempre dove c'è la leva per l'apertura del cofano, sotto c'è un connettore, gergo tecnico viene chiamato connettore 153. Comunque, voi questo qua basta sganciarlo, lo aprite, e questi qua sono tutti i fili che dalla pulsantiera vanno verso le altre portiere. Quindi dove vi viene più facile interrompere i cavi secondo lo schema che ho dato, che ho io, quindi che ripeto, basta mi mandate un'email o me lo dite, vi mando direttamente gli schemi riguardante su come fare i connettori.
di come fare i collegamenti. Tutti i collegamenti che vengono mostrati nel mio schema sono riguardanti questo connettore colore bianco che è posizionato sotto il cruscotto dove c'è la leva per aprire il cofano. Se guardate bene il connettore, ci sono pure i numeri, quindi non vi potete sbagliare. Io vi do i numeri di dove andare a collegare questi fili. Quindi se vi scrivo posizione 19, ad esempio, parliamo del pin 19, ma se guardate lo spinotto c'è scritto. Ragazzi, abbiamo snellito il nostro impianto. Il prossimo tutorial cercherò di farlo direttamente sull'installazione a bordo, anche se già con questo video secondo me ci basta, perché cosa molto più facile è andare a vedere gli schemi che ho fatto io. Quindi in base agli schemi, diciamo, già potete fare tutti i collegamenti. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto il mio tutorial. Un ringraziamento se mi lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale. Ragazzi, vi saluto e buona giornata a tutti.